Pier Giorgio Maria non è la prima volta che viene ai nostri congressi qui a San Marino e quindi lo conoscete in buona misura, parla di sé. E lui normalmente ci sottopone filmati varie estrazioni, anche per fare un po' un aggiornamento generale sul tema dal punto di vista di quello che si vede, no? Quindi io non perderei altro tempo e mi cederei la parola per commentare quello che è successo. Signori, a voi, Pier Giorgio Maria. Grazie Roberto. Allora, prima di cominciare con il materiale filmato, vorrei comunque dedicare una ventina di minuti alla nascita dell'ufologia moderna, perché nell'ambito di quelli che sono stati oggi le relazioni che hanno tenuto gli esimi colleghi ricercatori, con la presenza eccezionale di Stanton Friedman, sicuramente una delle personalità più eminenti della storia dell'ufologia moderna, un fisico nucleare canadese, che ci ha ampiamente illustrato quanto soprattutto il governo americano nasconda su questa realtà. Qualche anno fa ho avuto modo di conoscere qui a San Marino l'ex pilota francese Jean-Gabriel Grezlet, che ho intervistato. Da poco mi ha mandato una serie di documenti, io ho acquistato i suoi libri, li sto traducendo in italiano, e veramente i documenti che Grezlet ha tirato fuori sono straordinari. Addirittura c'è la perizia tecnica degli ingegneri che hanno visitato un disco recuperato nel 1947. Io sono un perito meccanico, quindi ho un linguaggio tecnico precisissimo. Quindi oggi le prove che noi siamo visitati da civiltà non provenienti da altri mondi sono tantissime. Il problema è che il pubblico, la massa, non viene informata, viene disinformata e allegramente presa in giro da un sistema mediatico che fa capo a centri di potere occulto o meno occulto, che di fatto non vogliono che questa realtà venga fuori. Sappiamo bene il grande lavoro che il Centro Ufologico Nazionale ha fatto in Italia negli ultimi decenni per cercare di mettere un po' di luce su questa situazione, ma non è facile, non è per niente facile. Comunque ringrazio Roberto Pinotti e gli amici del Centro Ufologico per darmi sempre la possibilità di parlare. Vorrei fare un attimino una riflessione prima di cominciare proprio sul termine informazione, che di fatto è un termine che, per quanto oggi sia relegato meramente al concetto di news, di notizia, però l'etimologia del termine informazione è dare forma. Quindi la nostra percezione della realtà, la nostra di noi esseri umani, si forma con tutta l'informazione che noi riceviamo sin da quando siamo nella pancia di mamma. Quindi ciò che noi percepiamo non è tanto l'oggettività della realtà, di fatto attraverso la manipolazione dell'informazione la realtà che noi percepiamo è soggettiva, manipolata. Quindi a causa di questo sistema oggi la gran massa delle persone pensa che gli asini volano o prende lucciole per lanterne, nel senso che le prove che siamo visitati da esseri di altri mondi sono tantissime, però di fatto l'umanità va allegramente avanti, totalmente ignara di questa straordinaria realtà. Cito dei personaggi magari non proprio simpatici della storia, come Adolf Hitler, che disse: le grandi masse di gente cadranno più facilmente vittime di una grande bugia piuttosto che di una piccola, particolarmente se la bugia viene ripetuta spesso. Ora, questo discorso gli fa eco un altro importante personaggio, che è William Casey, direttore della CIA nel 1981, che disse: sapremo che il nostro programma di disinformazione è stato completato quando tutto ciò che l'opinione pubblica americana crede è falso. Ora, siccome l'Italia, sappiamo bene, è il cortile povero degli Stati Uniti d'America, quindi questo sistema di manipolazione certissimamente, e abbiamo ampi casi anche giudiziari che dimostrano questo, anche noi siamo pesantemente manipolati da una informazione che tutto fa tranne che formarci, quindi ci disinforma, per cui ci dà una forma a noi psichica, psicologica sbagliata, quindi di fatto risultiamo handicappati da questa metodologia che è ampiamente usata anche
in serie televisiva, tutti conoscete, presumo, questa schermata, che era della serie X-Files, Voglio credere. Ma io non voglio credere. Se l'UFO oggetto volante non identificato è oggettivo, perché in quanto oggetto, io non ci devo credere, devo fare ricerca. Se la ricerca mi dà la prova che l'oggetto esiste, è scienza, non è credo. Il credo degli UFO, quindi, è un'altra grande manipolazione adottata dai sistemi che ci vogliono mantenere nell'ignoranza di questa straordinaria realtà che ormai da 70 anni cade, quest'anno il settimo decennale, della nascita dell'ufologia che, come ben sappiamo, nasce nel 1947 con l'avvistamento del pilota civile Kenneth Arnold, che partecipava alla ricerca di un aereo scomparso come volontario e mentre sorvolava il Monte Rainier nello stato di Washington avvista 9 oggetti volanti stranissimi. Ma la stranezza di questi oggetti non era tanto la loro forma, che vediamo qui riprodotta dallo stesso Arnold, era il fatto della loro metodologia di volo. Praticamente questi oggetti erano velocissimi e viaggiavano come quando tiriamo un sasso sopra uno stagno, cioè viaggiavano rimbalzando. Quindi all'epoca era impossibile pensare, e tutt'oggi lo è di fatto, a una tecnica anche dei metalli in grado di resistere a un tipo di volo tal come l'ha visto Kenneth Arnold. Quindi 24 giugno 1947 nasce l'ufologia moderna. Subito dopo, e ce n'ha ampiamente relazionato Friedman, l'8 luglio del 1947 esce questo articolo, che non è tanto un articolo giornalistico quanto un'ansa, chiamiamolo così, un dispaccio della locale base militare che annuncia di aver recuperato un disco nei pressi di un ranch nella cittadina di Roswell. Notizia immediatamente negata il giorno dopo da un importante generale, il generale Raimi, che nella relazione di Friedman è quello che teneva a mano quel foglietto, dove poi, mentre mostravano questi presunti reperti recuperati, che secondo il loro dire erano i residui di un pallone sonda, ma in realtà nel dispaccio che il generale Raimi tiene in mano si legge vittime. Ora, da un pallone sonda non ci possono essere delle vittime, e tantomeno furono trovate delle vittime nel luogo del recupero. Quindi il cover-up subito stende la sua longa manus per manipolare la situazione. Ora, grazie ai documenti di Gresley sappiamo con certezza assoluta che erano già 6 anni che gli Stati Uniti d'America possedevano un disco volante extraterrestre, perché il primo recupero fu fatto nel 1941 nei pressi di Los Angeles. Ora, quindi, le prove che questa visita esiste ci sono amplissime, le prove che i governi mentono, occultano, disinformano sono tonnellate, quindi cercherò così di fare una riflessione sul perché di questa visita, allacciandomi ovviamente ai dati storici. Intanto, 47 è da appena successo un fatto di enorme importanza nella nostra storia umana, e cioè che gli Stati Uniti d'America avevano devastato completamente Nagasaki e Hiroshima con l'esplosione di 2 ordigni nucleari. Quindi l'ufologia di fatto nasce a ridosso dell'inizio dell'era nucleare bellica di questo pianeta. E c'è un dato importante su cui forse non viene tanto messo l'accento in relazione ai fatti di Roswell, ed è questo discorso qui, che Roswell all'epoca era sede del 509° Bomb Group, che praticamente, questa è una foto dell'epoca, era in quel momento lì, nel 47, l'aeroporto militare di Roswell era l'unico aeroporto al mondo abilitato al decollo e all'atterraggio dei bombardieri nucleari. Quindi il discorso del recupero del disco a Roswell non è un caso dal mio punto di vista, ma di fatto questa aviazione esterna, tal come la chiamava il compianto console Alberto Perego, dava un segno che loro tenevano d'occhio le installazioni militari. Gli avvistamenti quindi iniziano le grandi ondate, già nell'estate del 52 c'è un'enorme ondata di avvistamenti, e accade un fatto fino a quel momento che non era accaduto, e cioè che
Inizialmente, nei primi anni, gli avvistamenti li avevano soprattutto i piloti militari, ovviamente grazie alla loro tecnologia aerea. Nel 1952 invece avviene un fatto che gli avvistamenti incominciano a essere di portata pubblica, cioè tante gente, tanti civili incominciano a vederli, fino a che una squadriglia di oggetti volanti non identificati il 19 e 20 luglio e il 26 e 27 luglio del 1952 sorvola la Casa Bianca, che come voi sapete è spazio aereo assolutamente vietato al sorvolo, tranne per i caccia militari che devono proteggere la sede presidenziale. Ma non solo questi oggetti sorvolano impunemente la Casa Bianca, ma andavano con accelerazioni assurde da 160 a 500 a 10.000 km orari, quindi di fatto una manifestazione di capacità tecniche assolutamente irripetibile a tutt'oggi. Quindi da questa enorme ondata di, diciamo così, attenzione da parte del pubblico, i militari si trovano costretti a dire qualcosa. Questo ad esempio è un articolo dell'epoca dove i piloti rivelano che i piatti erano più veloci dei jet. E quindi cosa accade? Che questo importante generale, che era il capo dell'intelligence militare, il generale John Alexander Sanford, è costretto dal Pentagono a dare una conferenza stampa pubblica, che adesso vi faccio vedere. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. In pursuit of this obligation, since 1947, we have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have been able adequately to explain the great bulk of them, explain them to our own satisfaction. We've been able to explain them as hoaxes, as erroneously identified friendly aircraft, as meteorological or electronic phenomena, or as light aberrations. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. We have, as of date, come to only one firm conclusion with respect to this remaining percentage, and that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate with any to any conceivable threat to the United States. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. Per cui il comandante dell'intelligence dei servizi segreti dell'aviazione militare americana dice: non sono dispositivi segreti, sono testimonianze credibili di fatti incredibili, ma non rappresentano una minaccia per gli Stati Uniti d'America. Ora, nel 2011, l'FBI pubblica nel sito The Vault, che è una camera di lettura elettronica, un importante documento datato 8 luglio 1947, dove in 9 punti uno scienziato scrive un memo dedicato ad ambienti scientifici e militari, dove dice al secondo punto: vengono in pace, sono qui, e usa un termine né scientifico né militare, meditano sull'assestamento di questo piano. Aggiungo io che stiamo dissestando noi, soprattutto con le guerre e l'arma nucleare. Quindi il generale, di fatto, già nel 1952, conferma che questa aviazione viene in pace, non sono armi segrete e che esistono testimonianze credibili di fatti incredibili, ergo fatti incredibili che testimoniano una capacità tecnica impossibile all'epoca e, dico io, impossibile a tutt'oggi. Quindi l'importanza di questa conferenza stampa data da questo importantissimo personaggio, secondo me, è di portata storica e già mette un punto fermo sulla realtà della presenza degli UFO e non sul credo degli UFO.
Le ondate proseguono, arrivano anche in Italia. Cito solo due fatti. Questa è una foto scattata a Roma nel 1954. La gente ha naso all'aria a osservare le evoluzioni di questi oggetti misteriosi. È un altro caso, sempre del 54, quando 10.000 persone, spettatori della partita Pistoiese-Fiorentina, assistettero all'evoluzione di questi oggetti volanti non identificati. In questo caso ci fu anche la raccolta di quella sostanza particolare formata da bario, silicio e altre cose, che è stata chiamata bambagia silicea. Quindi anche, diciamo, non solo l'avvistamento ad opera di migliaia di persone, la partita si fermò, l'arbitro, i giocatori e gli spettatori tutti a naso all'aria a osservare il fenomeno, ma anche delle prove, diciamo così, materiali che furono analizzate dopo, grazie alla prontezza di alcune persone che le misero in provette, degli studenti, furono analizzate e se ne ricavò la sostanza, diciamo, la composizione chimica, perché dopo pochi istanti questa sostanza raggiunto il suolo si scioglieva. Subito dopo questi fatti, cioè subito dopo, nel frattempo nasce il cosiddetto contattismo. All'analisi dei fatti di quell'epoca e attuali, che adesso andiamo a vedere un attimo, di fatto, nella quasi totalità dei casi di contatto, l'accento dei messaggi che vengono dati a questi contattisti è il pericolo nucleare, cioè quello che per l'umanità avrebbe rappresentato nel futuro una possibile causa di distruzione. Ne vediamo alcuni, soprattutto il contattismo dei primissimi anni. Questo è George Van Tassel. Questo è uno dei tanti messaggi che Van Tassel, che ha scritto numerosi libri, oltre circa, mi sembra, 7 libri, è un numero grandissimo di opuscoli. Messaggio del 18 luglio 52: da qualche tempo a questa parte i vostri scienziati nucleari hanno perso se stessi sul libro della conoscenza, scoprendo come realizzare le esplosioni atomiche. I risultati di questo si sono rivelati paurosi. Tuttavia ben poca cosa rispetto a quelli che potrebbero da esse complessivamente scaturire. Altro contattista molto importante, Howard Menger, autore di straordinarie foto e filmati, gli dischi volanti. Lui nel suo libro From Outer Space to You, che vuol dire dallo spazio esterno a voi, racconta di quando lui, ancora militare in servizio proprio in Giappone, nell'isola di Okinawa, ebbe un contatto e questo personaggio extraterrestre gli anticipò quello che sarebbe accaduto da lì a poco tempo. E gli disse, a pagina 34 del libro che ho appena finito, di grazie a delle collaborazioni, di tradurre in italiano: hanno usato queste conoscenze per la distruzione piuttosto che per la pace nel vostro mondo. I giapponesi si arrenderanno a breve perché sono sul punto di essere distrutti fino alla resa da un'energia che scioccherà il mondo, sia in stupore che in sensibilità. Sarà un tipo di distruzione più infame di quello verificatosi a Pearl Harbor. E pochi giorni dopo ci fu la terribile situazione di Hiroshima e Nagasaki. Vengo forse al contattista più famoso a livello internazionale, George Adamski, che nel suo libro I dischi volanti sono atterrati, a pagina 291, racconta del suo primo incontro con questo essere che si presenta col nome di Orton. E dice, mi fece capire che venivano con intenzioni amichevoli, ribadisco, lo dice quel documento dell'FBI pubblicato tanti anni dopo, nel 2011. Mi spiegò a gesti che erano preoccupati per le radiazioni che provenivano dalla Terra. Gli domandai allora se la loro preoccupazione era causata dalle esplosioni delle nostre bombe atomiche, che producevano enormi nubi radioattive. Mi comprese immediatamente e fece un cenno affermativo con il capo. Quindi c'è una concomitanza, diciamo così, di tematica in relazione al nucleare, in relazione al fatto che Roswell, come recupero, avviene vicino all'unica base militare dalla quale, ribadisco, potevano decollare i bombardieri nucleari americani, che all'epoca era l'unica potenza ancora che possedeva le armi nucleari. L'Unione Sovietica le svilupperà alcuni anni dopo. Venga un caso italiano famosissimo, il caso Amicizia. Il regista italiano Cesare Zavattini realizzò un film documentario, I misteri di Roma, e tra le varie, diciamo, situazioni misteriose che lui studia, indaga come regista, ci ficca pure un fatto che riguarda uno, all'epoca non si sapeva, uno dei componenti di Amicizia, che è il giornalista Rai Bruno Ghibaudi.
che ebbe l'avventura di filmare sopra Monte Mario a Roma un disco volante. Ascoltate bene quello che Gibaudi relaziona a Zavattini quando Zavattini gli chiede cosa rappresentano per noi gli UFO. Documento di straordinaria importanza, no, Roberto? Quest'uomo dice che ha visto un disco volante. Sarà vero? Non ci interessa. Il cielo di Roma sembra facile ai prodigi. Là sotto sopra anche l'imperatore Costantino. È sua visione. Si è spostato sulla sinistra, poi di nuovo verso destra. Sembrava, in altre parole, che stesse facendo una ricognizione proprio in questa zona. Dopo alcuni minuti di questo carosello, il disco si è poi spostato sulla città ed è sparito in direzione di San Giovanni. Ma lei quindi l'ha visto per parecchio tempo? L'apparizione del disco è durata perlomeno un 8-9 minuti, al punto che io ho avuto tempo di andare nel mio appartamento di sotto, prendere la macchina da presa 16 mm e girarne una bobina da 30 metri. Ed è questa? Questa è la bobina che io ho girato in quell'occasione. E le dico senz'altro che si tratta di un elemento piuttosto raro, perché sono già stati fatti altri film sui dischi volanti, ma non sono mai entrati in circolazione, probabilmente perché le autorità li hanno presi. Quali autorità? Le autorità americane, si dice, le hanno presi e li custodiscono gelosamente. Questo sarebbe il primo, non soltanto come importanza, ma soprattutto anche come immagine, perché il disco si vede benissimo. Vuol vederne qualche immagine? Sì. Ecco, per esempio, vede, questo punto qui è il punto d'inizio in cui il disco era proprio sulla verticale dell'osservatorio. Ma guardi, adesso lo vediamo, adesso lo proietto. Ascoltate bene adesso. Cosa comporta questa certezza per lei, per gli uomini? Per gli uomini la certezza dell'esistenza dei dischi volanti può comportare sicuramente una speranza nell'avvenire, perché possiamo essere sicuri che la presenza di questi fratelli maggiori che ci sorvegliano dall'alto potranno essere loro che fermeranno la mano incauta dei nostri scienziati qualora non riescano più a governare le loro esperienze e rischino di scatenare un cataclismo nucleare capace di sovvertire in pochi attimi tutto ciò che la natura ha preparato in interi millenni. Quindi è una testimonianza indubbiamente straordinaria considerando i tempi nei quali è stata data, ma nel caso, siccome Gibaudi faceva appunto parte del caso Amicizia, queste informazioni lui già le possedeva. Altro personaggio importantissimo che frequentava gli ambienti di Amicizia è il console Alberto Perego, che sosteneva nei suoi libri anche lui il grave pericolo rappresentato nella scienza atomica. Due immagini tratte dai suoi libri, e Perego affermò che gli extraterrestri ripulivano l'atmosfera dalle radiazioni residue degli esperimenti nucleari in aria, causando le cosiddette esplosioni fantasma e dando dei moniti facendo mancare l'elettricità in ampie zone del mondo. Curiosamente, il film di Robert Wise del 1951, Ultimatum alla Terra, mette come esempio della potenza tecnologica di questi esseri proprio l'annullamento dell'energia elettrica della città di New York. Le zone interessate dai blackout furono tantissime: Dallas, Budapest, Londra, New York, Olanda occidentale, L'Aia, Buenos Aires, Melbourne, Texas, Italia, Canada, Michigan, Ohio, Pennsylvania, Virginia. In questi luoghi c'erano queste interruzioni temporanee dell'energia elettrica e c'erano anche queste cosiddette esplosioni fantasma. In un suo libro in particolare, Perego pubblica questa foto di un presunto pilota extraterrestre. Vedete, c'ha degli anelli al polso, un grosso anello al collo, c'ha una bocca con le labbra arricciate e gli occhi molto obliqui, e questa specie di tuta di volo. E il capitolo del libro Gli extraterrestri sono tornati, a pagina 197-199, riporta un presunto messaggio dato da questo pilota. Dice Perego nel libro: come sarebbe possibile dire tutto in poche pagine? Credo di aver già detto abbastanza. Poi il libro non è mai venuto alla luce. Io anni fa ho potuto intervistare la figlia Kira Perego, ma anche lei del libro non ne sapeva nulla, non sapeva niente di questo manoscritto. Tuttavia, dice Perego, segnalerò un comunicato di un pilota esterno consegnato ad un mio amico portato in volo sul disco. E sentite un po' cosa dice. Allora, sempre tratto dal libro del console Perego, Gli extraterrestri sono tornati, libro del 1970. Dice il pilota: ora ti farò vedere, è molto lungo il comunicato dove spiega
gli effetti devastanti delle esplosioni atomiche, ma termina con un fatto che io sto omesso perché inanella tutta una serie di sequenze che si relazionano comunque al discorso del nucleare. Ora ti farò vedere con quanta stupidità sono stati predisposti alcuni ordigni bellici pronti per uccidervi. In pochi minuti ci trovammo sul luogo indicato. Il disco si fermò di nuovo, lo schermo si illuminò ed il pilota mi disse: «Questo è il territorio americano. Ci troviamo nello stato del Montana. Sotto di voi vi è la base missilistica di Malmstrom e quella è la città di Great Falls. Sotto di noi vi sono 150 Minutemen, che sono missili nucleari, piazzati sulle rampe sotterranee». Così dicendo me le fece vedere tutte. Già in altra occasione avevo visto tutte le basi atomiche sovietiche. Ora, questo discorso messo nel libro di Perego trova una drammatica e straordinaria conferma, perché dopo questo signore qui, l'ex capitano dell'esercito Robert Salas, pubblica un intero libro infarcito di documenti desecretati militari proprio sul fatto del blocco dei missili Minutemen nella base di Malmstrom nel Montana. Quindi la relazione dei fatti che accadono, che si inanellano dall'inizio della nascita dell'ufologia fino ad arrivare ai tempi moderni è straordinariamente eclatante, perché persone che non si conoscevano, di continenti diversi, con esperienze diversissime, di fatto riportano tutti lo stesso dato. Recentissimamente un altro importante ricercatore americano, il professor Robert Hastings, ha pubblicato UFOs and Nukes, cioè UFO e l'arma nucleare, che è un tomo, un vero mattone, dove con la sua ricerca Hastings ha messo tutti i casi di intervento extraterrestre in relazione all'installazione militare nucleare. E sia Salas e sia Hastings dopo hanno collaborato e viene fuori un fatto straordinario. Pochi anni fa, il 29 settembre del 2010, sei veterani ufficiali dell'aeronautica americana e britannica a nome di altri 120 ex militari riportano che gli UFO esistono e hanno danneggiato le testate nucleari della base NATO. Questo poi Salas afferma addirittura di essere stato testimone diretto di uno di questi casi proprio nella base di Malmstrom. E questo è uno dei tanti servizi televisivi che furono mandati in onda negli Stati Uniti. In Italia questa notizia fu totalmente coperta da quella baggianata dell'ambasciatore extraterrestre all'ONU. Te la ricordi, Roberto? La coprirono così, quindi in Italia questa notizia non arrivò. Forse si è distaccato, infatti. Va bene, il filmato non parte perché si... non importa, andiamo avanti. Comunque, nel servizio televisivo vengono mostrati stralci di documenti militari dove si legge chiaramente dischi volanti e sfere di fuoco, dischi volanti anche qui. Nelle Ringing Show, lo stesso, un ex militare americano dà una importantissima testimonianza su questo discorso. Good evening. We begin with shocking allegations that UFOs have interfered with missiles at U.S. Air Force bases. Nel luglio del 2008, alcuni ex militari americani hanno rivelato pubblicamente che in più di un'occasione questi oggetti non identificati sono riusciti a neutralizzare con estrema facilità gli impianti missilistici atomici degli Stati Uniti. They also claim a cover-up. There are hundreds of declassified documents which indicate that UFOs have demonstrated a distinct and ongoing interest in our nuclear weapons sites. This is very widespread. What you're seeing here this evening is the tip of the iceberg. Nel 1964, il tenente Robert Jacobs era un cineoperatore dell'esercito americano, di stanza alla base aerea di Vandenberg in California. Mentre stava filmando un test missilistico, vide un oggetto volante entrare nell'inquadratura, distruggere la testata nucleare del missile e poi scomparire nella stessa direzione da cui era venuto. Suddenly, in the same direction, this stuff was flying at about 8,000 miles an hour. An object came into the frame, shot a beam of light at the warhead, flew up to the top, shot another beam of light at the warhead, flew around the direction it was flying, shot another beam of light at the warhead, and flew out the same way it came in. And the warhead tumbles out of space. La velocità a cui si muoveva l'oggetto volante, oltre 12.000 km all'ora, e la sua capacità di cambiare direzione in qualunque momento, portarono i militari ad escludere che la sua origine fosse di tipo terrestre.
Dopo che i superiori di Jacobs ebbero visto il filmato, lo sequestrarono e lo consegnarono alla CIA. A Jacobs fu imposto di non dire nulla. We got a UFO. And he said, Lieutenant, you are never to speak of this again. As far as you're concerned, this didn't happen. La testimonianza di Jacobs è confermata da quella di Ross Didikson, che al tempo era un colonnello dell'aviazione militare. They actually photographed the UFO following the missile as it climbed into space and shining a beam on it, which neutralized the missile. And this was recorded. It was all hushed up. Nel 1967, Robert Salas era incaricato del controllo delle rampe di lancio dei missili con testata atomica della base di Maelstrom nel Montana. E questo caso l'abbiamo appena visto. Questa è una foto eccezionale scattata con una speciale macchina fotografica che fu inventata, costruita proprio per fotografare le esplosioni nucleari nei primissimi istanti. Aveva una velocità di scatto spaventosa. Questa è la sfera di plasma infuocato dell'esplosione atomica e guardate qui c'è questa sagoma a terra che è chiaramente un disco volante di tipo adamschiano. Quindi la tecnologia di questi personaggi è in grado di sostare, vedete, la sagoma dell'UFO, che non è facilmente distinguibile se uno non ci fa caso, è identica, è spiccicata, vedete persino la cupolina sopra, a un disco volante di tipologia adamschiana. Quindi questi esseri hanno una tecnologia che permette loro di essere presenti davanti all'esplosione nucleare senza subirne nessun tipo di danno. Chiudo questa parte con una importantissima intervista che Barack Obama, ancora presidente, dà a un programma americano che si chiama Jimmy Kimmel Live il 12 marzo del 2015. Ascoltate un po' tra il serio e il faceto quello che dice Obama, che mischia un po' di battute con delle frasi molto indicative su un potere occulto che impone anche ai presidenti di tacere su questa realtà. Something I feel like if I was the president, and it's unlikely that that is ever going to happen. You never know. If I was the president. It was unlikely that I was going to be president. The moment I was inaugurated, my hand would just, it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they hold, have the files about Area 51 and the UFOs, yeah. And I'd go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. Because that's the first thing that you would do. It's at the top aliens of my won't list. Let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Dice così, quindi è quello che siamo istruiti. Esatto, e Barack ha fatto esattamente la stessa cosa. Quindi, amici, questo potere esiste e nonostante le straordinarie testimonianze che sono una piccolissima parte dell'enorme quantità di documentazione esistente, di fatto abbiamo con queste poche cose avuto un quadro abbastanza ampio, storicamente partendo dall'inizio dell'ufologia fino a oggi, di come realmente stanno le cose. Siamo nel 2017, oggi proprio è il centenario delle apparizioni di Fatima e da una profonda investigazione che abbiamo fatto anni fa è venuto fuori che all'interno del terzo segreto di Fatima c'è un mistero nel mistero, perché è stata tolta anche dalla cosiddetta versione diplomatica questa frase qui. E in quel tempo, seconda metà del XX secolo, esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo nel nome di Dio. Ovviamente possiamo intendere questa frase mutuandola da quella che è scritta nel documento dell'FBI datato 8 luglio 1947, vengono in pace, loro contemplano sull'assestamento di questo piano, e lo scrive uno scienziato americano.
Non sono le uniche profezie che parlano del contatto cosmico, addirittura il Papa Buono, Papa Giovanni XXIII, quando era nunzio apostolico nel 1935 in Turchia, a Istanbul, siccome lui faceva parte di un circolo iniziatico, in una condizione di coscienza alterata, il Papa Buono ha tutta una serie di visioni sul futuro del mondo e tra le varie cose che lui vede nel futuro, e stiamo nel 1935, quindi l'ufologia ancora non esiste nella testa di nessuno, dice questo Papa Giovanni, cioè Angelo Roncalli: sempre più numerosi i segni, le luci nel cielo saranno rosse, azzurre, verdi, veloci, cresceranno. Qualcuno viene da lontano e vuole incontrare gli uomini della terra. E poi questa frase misteriosa, scritta nel 1935, incontri ci sono già stati, ma chi ha visto veramente ha taciuto. Questa frase diventerà chiara solo intorno agli anni 2000, quando viene fuori il discorso dell'RS-33, e cioè del recupero di un disco volante in Lombardia nel 1933, che fu preso in mano da Mussolini e dal governo fascista, e fu creato questo gabinetto segreto, appunto il gabinetto RS-33. Altra profezia che viene da un popolo assolutamente a noi avulso, perché noi non abbiamo mai incontrato i veri Maya, questa profezia che si trova nel codice Dresda, custodito a Dresda in Germania, e parla anche questa profezia, quindi di una cultura che non ha mai interagito con noi, parla del contatto cosmico. Guai a voi della Terra, la pagina è questa, vedete c'è questo disegno che qui è ingrandito, la morte è seduta su un trono di ossa, col braccio alzato, e ammonisce, dice: guai a voi della terra, verrà la fine dei cavalieri giaguaro e l'inizio di una nuova era che sorgerà sulle ceneri della precedente, e sarà il tempo dell'incontro con i signori delle stelle. Ora, in questa profezia c'è un dato straordinario, perché parla che l'11 luglio 1991, in data Maya, ovviamente poi è stata, diciamo, trasportata al nostro calendario, ci sarebbe stato sopra il Messico, che è uno dei loro territori, un evento astronomico, cioè una grande eclisse e una manifestazione dei signori delle stelle. Il fatto è avvenuto, si è verificato, e la profezia Maya diceva: da quel momento lì inizierà l'ultima fase che porterà al contatto cosmico. L'avvistamento c'è stato, questo è un fotogramma tratto da uno dei oltre 100 filmati collezionati dalla TV nazionale messicana, avvistamento visto da migliaia di persone, perché ovviamente Città del Messico, 25 milioni di abitanti, quelli che erano usciti a vedere l'eclisse erano tantissimi, ed era già il tempo delle telecamere VHS domestiche, quindi un sacco di gente filmò l'oggetto. Ed effettivamente a partire dal 1991 l'escalation degli avvistamenti è stata pazzesca, e la quantità di materiale testimoniale, fotografico e filmato che oggi esiste è assolutamente incommensurabile. Quindi questa profezia si è realizzata e si sono verificati in questi ultimi anni dei fatti abbastanza importanti, cioè i sorvoli sopra gli aeroporti. Uno dei primi è accaduto nel gennaio del 2001, Siberia, UFO chiude l'aeroporto nella città di Barnaul. Questo è l'aeroporto della città russa. Eclatante avvistamento sopra la città di Chongqing, avvistato UFO in Cina, bloccato traffico aereo, 8 luglio 2010. Questo è l'oggetto sigariforme che ha sorvolato la cittadina. Guardate che tipo di avvistamento, impressionante. Ne parlarono tutti i giornali e i telegiornali del mondo. Altro avvistamento, 12 settembre 2010, un UFO blocca un aeroporto in Mongolia, che è comunque territorio cinese. Altro sorvolo di aeroporto in Cina, città di Chongqing, dove si è svolto abbastanza di recente un G20, se non erro, è una importante città cinese. E abbiamo anche qui la foto dell'oggetto, vedete che staziona sopra le piste di volo, anche in questo caso aeroporto bloccato. Stavolta i cinesi dissero che si trattava di una mongolfiera, ma quando esce la foto dell'oggetto poi rettificano. Questa è l'immagine tratta da un videogiornale cinese, dove si vede chiaramente, vedete, lo scrivono anche in caratteri nostri, UFO. Ancora, 16 giugno 2013, UFO chiuso aeroporto in Messico. La notizia riportata da un giornale locale afferma che a causa di 3 UFO presenti nei cieli del Messico, le autorità hanno bloccato l'aeroporto di Città del Messico. Anche in questo caso abbiamo la foto, e sono 3 sfere di diverso colore, che tra l'altro io ho avuto modo di vederle uguali, spiccicate sopra Ground Zero, dove sono cadute le Torri Gemelle.
Siamo nel 2013-2014, qui Europa, UFO nei cieli di Brema paralizza il traffico aereo. Ancora 30 ottobre 2015, allarme UFO all'aeroporto di Nuova Delhi, mette in allerta l'Indian Air Force. L'ultimissimo e recente di quest'anno, 7 febbraio, flotta UFO costringe alla chiusura l'aeroporto di Lima in Perù. Anche in questo caso abbiamo la foto, perché un signore è riuscito a filmare gli oggetti che si dirigevano verso la zona dell'aeroporto. Quindi diciamo siamo già a un livello abbastanza interessante di interazione. Ovviamente non possiamo parlare di credo degli UFO, perché se i dirigenti di volo decidono di bloccare un aeroporto, immaginate voi cosa possa significare come perdita economica, come disagio dei passeggeri e così via. Quindi degli importanti eventi che indicano che l'aviazione di altri pianeti, come la chiamava Perego, ha questa escalation di lento avvicinamento, di lento acclimatamento o tentativo di acclimatamento, perché comunque purtroppo a causa di questo cover-up non siamo ancora pronti a livello massivo sociale ad affrontare questa realtà. Ultimamente ci sono stati degli importanti casi. Questo è avvenuto nella città di Alvin, nello stato del Texas, ed è stato un filmato realizzato dal signor Maurizio Ruiz, filmato che è stato fatto analizzare da Jaime Maussan nell'Università di Città del Messico. Assolutamente straordinario, perché l'energia del disco, che è molto basso, interagisce con il nastro della telecamera di Ruiz, che fa parte dell'amministrazione locale della cittadina, e lo danneggia. Vedete, sentite i rumori elettrostatici, guardate le linee di flusso magnetico che rimangono impresse. Vedete, l'energia del disco ha rovinato il nastro della telecamera di Ruiz, che era uscito a dare da mangiare al suo cagnetto prima di recarsi al lavoro, e dopo ha visto questo oggetto fluttuare quasi sopra casa sua. E Ruiz ha avuto tutti gli apparecchi elettronici di casa, compreso il suo cellulare, il forno elettrico, eccetera, tutti starati e mezzo rovinati a causa di questo potente campo, che comunque ha prodotto questo tipo di danno sul nastro della telecamera. Maussan è andato ad Alvin a intervistare Ruiz, si è fatto dare la bobina originale, il nastro originale dell'avvistamento, l'ha portato all'Università di Città del Messico e l'ha fatto analizzare, e praticamente con somma sorpresa degli scienziati i risultati sono questi, ve li faccio vedere. Ecco qui, praticamente alle scansioni al microscopio elettronico della superficie di ossido che ricopre i vecchi nastri analogici, praticamente c'erano dei buchi come se un'energia li avesse proprio rasati, tipo un tagliaerbe. Vedete tutti questi buchi, questo è un nastro sano, questo invece è il nastro della telecamera con il filmato dell'UFO. Praticamente questi campi energetici avevano falciato un buono strato dell'ossido che serve al nastro per poter incidere le immagini, realizzando quel tipo di danno che avete visto nel filmato. Quindi abbiamo una importante interazione fisica dimostrata soprattutto poi dalle analisi scientifiche fatte dagli scienziati dell'università, dai tecnici e dagli scienziati dell'Università del Messico. Recentemente sono stati fatti dei rilasci importanti da istituzioni ufficiali, e sono tutti filmati realizzati con telecamere professionali ad uso soprattutto militare, che sono chiamate telecamere FLIR, che lavorano anche nello spettro dell'infrarosso. Questo è un aereo governativo dello Stato del Porto Rico, filmato e realizzato sopra l'aeroporto di Aguadilla il 13 aprile del 2013. Vedete, le telecamere sono super sofisticate, danno tutti i dati, tutti i parametri, c'è un sensore di puntamento, vedete l'oggetto, eccolo qui, molto veloce, sorvola l'aeroporto, quindi i piloti dell'aereo militare lo identificano
e lo puntano con la telecamera FLIR, vedete, l'oggetto accelera, guardate quanto è veloce, e i tecnici che comandano la telecamera fanno veramente fatica a tenere sotto puntamento l'oggetto, perché come vedete bene, guardate che tipo di accelerazione, velocissima, cioè non si vedono ali, non si vede coda, non si vede un oggetto totalmente differente da un punto di vista strutturale rispetto agli avioggetti, elicotteri o altri tipi di velivoli, compresi i droni costruiti da noi. Quindi un rilascio importante di un'autorità istituzionale che dà un documento di assoluta importanza da un punto di vista sia probatorio e anche storicamente. È molto raro che delle autorità ufficiali rilascino questo tipo di materiale. Devo dire comunque che l'America Latina è molto più aperta a livello istituzionale e militare su questa realtà e ogni tanto rilasciano, ecco vedete le strutture dell'aeroporto, poi esce la strada, guardate, l'oggetto è stato seguito per lungo tempo. Altro avvistamento importante, sempre di tipo istituzionale, sempre realizzato con una camera FLIR, elicottero Cougar AS-532 della Marina del Cile, avvistamento dell'11 novembre 2014. Il filmato è stato rilasciato dal CEFA, che è l'organismo dell'aviazione militare del Cile che si occupa, c'è un reparto che si occupa proprio di dischi volanti. Io ho conosciuto e intervistato in Brasile l'altro anno un maggiore dell'aviazione cilena, il maggiore Garrido, e lui mi ha dato un sacco di materiale che i militari in Cile rilasciano tranquillamente all'opinione pubblica. Quindi il CEFA fa le analisi e poi alle persone che ne fanno richiesta dona questo materiale gratuitamente. Il filmato è molto interessante perché mostra un fenomeno assolutamente inusuale. Ecco l'oggetto che viaggia placidamente nel cielo. Essendo telecamere all'infrarosso è difficile comprendere la reale struttura dell'oggetto, perché le telecamere all'infrarosso, come penso voi sappiate, reagiscono alla emanazione termica dell'oggetto che viene ripreso e quindi se ci sono delle parti fredde dell'oggetto la telecamera non le vede. Qui switchano nello spettro normale, vedete l'oggetto è chiaro in realtà, poi switchano di nuovo nell'infrarosso, vedete. Se ci fate caso, alla fine si capisce che in realtà sono due sfere in accoppiamento. Qui lo mettono al negativo. L'oggetto, come vedete, è estremamente lento, anche in questo caso. A livello strutturale non si nota nessuna concomitanza con avioggetti costruiti da noi. Improvvisamente, vedete, l'oggetto rilascia questo materiale, che non si sa cosa sia, estremamente termico, perché la telecamera lo individua con grande chiarezza, mentre avete visto nello spettro normale non si vedeva nulla. Quindi lascia questa coda, che non sappiamo... Comunque del materiale caldo, vedete, tra l'altro abbastanza denso, poi stacca di colpo e questa scia rimane lì assolutamente immota. Quindi un documento straordinario anche di un evento che secondo me è forse più unico che raro nell'ambito della casistica ufologica. Queste sono delle, adesso vi faccio vedere, delle elaborazioni che praticamente ci fanno vedere che in realtà l'oggetto erano due sfere che viaggiavano di conserva, cioè insieme, quindi l'oggetto era assolutamente, diciamo così, lo ribadisco, differente da quanto noi costruiamo, quindi niente code, niente ali e così via. Questo è un negativo anche della scia, della coda di questo materiale caldo rilasciato dall'oggetto. Altro filmato molto importante, camera FLIR della polizia inglese, filmato del 16 settembre 2016. E qui abbiamo, spero si veda perché il monitor è molto scuro,
Abbiamo un oggetto discoidale però messo di piatto. È nell'originale molto più chiaro, adesso forse. Si vede, ecco, qui si intravede una specie di cupola. I poliziotti lo vedono, lo inquadrano e lo filmano. E anche in questo caso abbiamo un oggetto assolutamente inusuale, un oggetto che ha un rilascio termico, quindi non può essere un palloncino o qualcosa del genere, sennò la camera FLIR non l'avrebbe assolutamente inquadrato. Sì, no, l'ultimo era quello dell'aviazione messicana, lo volevo riproporre un attimo, che è un caso eccezionale. Quindi filmato, rilasciato dalla polizia inglese. Torno un po' indietro nel tempo perché uno dei primissimi casi di rilascio di materiale istituzionale in riguardo agli oggetti volanti non identificati è accaduto nell'anno 2004, quando il generale Vega Garcia, capo di Stato Maggiore, chiama Jaime Maussan e gli rilascia un lungo filmato di un avvistamento che è accaduto da un aereo che era un Merlin in servizio antidroga nella zona di Campeche. Questo è il generale Vega Garcia, segretario nazionale della difesa messicana, questo è Jaime Maussan, penso che tutti voi lo conosciate. Questa è la zona di Campeche, l'avvistamento è avvenuto lungo la costa. Questi sono i tre piloti che erano a bordo del Merlin, il Merlin C-26A, che era un aereo, ribadisco, in servizio antidroga, e i piloti montavano a bordo una telecamera FLIR perché i narcos viaggiavano spesso dentro le nubi per rendersi invisibile all'avvistamento visivo. E l'avvistamento è molto lungo. E adesso ne vediamo un brano, una sezione, e a un certo punto i piloti dicono: non siamo soli, gli oggetti avvistati sono 11. È corretto, ora sta alla 7 della nostra posizione con 10.5 miglia. Lleva rumbo 283 y 334 de velocidad. Arribita de nosotros usted. Así es. Bueno, estoy a punto de perderlo ya en el radar, ya está a punto de salir. Ok. A las 7, a la misma altura. Hay unas nubes ahí, se ve de verde. Adesso diventano due. Cuidado con su lenguaje, jóvenes, pero a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. Ve cómo se ve como en dos horas. Tiene como a las 7, 8 de la función. Lo raro es que trae una punta adelante. Entrano nelle nubi, vedete. ¿Dónde están? Acá va otro. Ne arrivano altri. A ver, ¿qué tenemos? Nada, señor. Quindi gli oggetti sono avvistati con la telecamera FLIR, ma nel radar non si vede nulla. Sentite la concitazione dei militari di fronte a questa situazione assolutamente anomala. Affermativo. Va, uno. Uno. E ahí van los atrás. Abajo o arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ay güey, no son ocho. Qué barbaridad, ¿eh? Ahí se van a ver bien, pues. Eso le debían a una velocidad, pero uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho en la pantalla. Cuídelo, no lo cuidas. ¿Están a la misma altura este Telles? Afirmativo. Poquito, arriba. 8, 9, 10, 11 contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, no sabemos qué estamos viendo, son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Con eso no podemos saber qué distancia.
¿A qué distancia lo tiene? ¿A qué posición lo tienes ellos? A las 8 o 9. A las 9, no creo que lo agarre el radar, tenemos un ángulo ciego ahí, oiga. ¿A las 8 o 9? Sí. Tenemos 20 grados de ángulo ciego ahí. Tenemos otro a las 9. Otro a las 9. Ah, aquí tengo uno, a ver, déjame checar el de las 9. Y adelante van otros dos. Y son los mismos, ¿eh? Los tenemos adelante, en medio y a las 8 de ahora, los cinturones de seguridad. A un certo punto l'aereo viene circondato dagli oggetti, quindi i piloti si mettono paura, per questo dicono allacciatevi le cinture, infatti sono più grandi come vedete. Io tengo uno alle 9 e adelante del che va alle 9, approssimativamente alle 9, per adelante van dos puntos igual luminosos. In che posizione? A las 9 a ver, permíteme, checo. Bene, amici, il filmato è molto lungo, dura circa mezz'ora. A un certo punto i piloti diciamo, non siamo soli, e quindi si rendono conto che quello che stanno osservando è una realtà non di questo mondo. Il filmato è stato estremamente attaccato dai debunkers. Alla fine hanno detto che erano le luci dei pozzi petroliferi che viaggiavano a centinaia di chilometri l'ora, quindi assolutamente ridicola come spiegazione, eppure sono riusciti con questi attacchi di fatto a diminuire enormemente l'importanza di questo filmato. Il generale Vega Garcia ha chiamato Maussan e gli ha detto «Hai visto che non serve a niente?» Gli disse così. E quindi, amici, questa è la realtà. Vi ringrazio per l'attenzione e proseguiamo con la serata. Grazie, Roberto. Grazie.